One Podcast. Prevenire è meglio che curare, e fin qui siamo tutti d'accordo. Però a volte il focus è su un dettaglio errato o comunque impreciso, come ad esempio la raccomandazione della quale vi stiamo per parlare. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che la ruggine causa il tetano. Tra l'altro posso dire meno male, perché nel parchetto dove sono cresciuto tutti i giochi in ferro erano arrugginiti, dalle catene dell'altalena allo scivolo alle panchine. E infatti mia madre mi diceva di fare attenzione. Beh, certo, i nostri genitori non hanno mai perso l'occasione di ammonirci quando ci vedevano maneggiare un pezzo di ferro arrugginito, ora che fossimo a casa o in giardino, ricordandoci minacciosamente che avremmo potuto contrarre il tetano con tutte le sue terribili conseguenze. Ora, in realtà però, alla base di questa paura c'è un concetto di fondo che possiamo dire è errato, però ovviamente senza togliere nulla alla gravità del tetano. Infatti in Nord America, secondo le stime della Cleveland Clinic, circa il 10% dei casi di tetano è addirittura fatale, e si ritiene che nei paesi con cure mediche, diciamo, inadeguate, il numero sia addirittura più alto. Ma il punto della questione è che il tetano non ha praticamente nulla a che fare con la ruggine in sé, che è semplicemente ossido di ferro. Il tetano infatti è causato dal batterio Clostridium tetani, che si trova nello sporco, nella polvere, nelle feci, insomma ovunque. Può attaccare il nostro corpo attraverso tagli superficiali, punture di insetti o comunque qualsiasi lacerazione della pelle. Se i batteri entrano nel nostro corpo e non sono state fatte tutte le vaccinazioni, essi cominceranno a moltiplicarsi rapidamente. Ora, questo periodo di incubazione, che dura dai 3 ai 21 giorni, è privo di sintomi, ma quando questi batteri cominciano a morire, formano una neurotossina che attacca il nostro sistema nervoso, inibendo il rilascio della sostanza chimica chiamata GABA, che regola le contrazioni muscolari. Il risultato è uno stato di tensione in tutto il corpo, dal trisma in faccia, ovvero la contrattura dei muscoli masticatori, a incontrollabili spasmi nella schiena, fino alle dita dei piedi permanentemente contratte. In realtà non è chiaro perché la ruggine sia stata associata al tetano. Infatti l'ossido di ferro è fondamentalmente innocuo per il corpo umano. Milioni di persone bevono acqua trasportata dai tubi di ferro arrugginiti senza effetti sulla salute. Vero, questo è vero. Sì, è però vero che quando il ferro si ossida, divora l'ossigeno atmosferico, creando un ambiente anaerobico che possiamo dire è ideale per la proliferazione dei batteri. Sebbene la ruggine non causi il tetano, i due potrebbero quindi avere una relazione simbiotica. La parte migliore? Che il vaccino è efficace praticamente al 100% nel prevenire la malattia. Quindi con quello siete tranquilli. E quindi da questo punto di vista possiamo dormire tra due guanciali se abbiamo fatto le vaccinazioni obbligatorie, quantomeno in Italia. Come dicevi giustamente, l'origine della credenza non è chiara, e quando è così di solito possiamo sentirci dare la responsabilità all'apparenza. L'idea del chiodo arrugginito, per esempio, potrebbe derivare dal fatto che un oggetto così penetrante, rimasto all'aperto tanto a lungo da mostrare chiari segni di ossidazione, ha avuto maggiori probabilità di venire a contatto con materiale infetto e pertanto di essere pericoloso, quindi logicamente può anche avere un senso. Come abbiamo detto, però, la ruggine non è la responsabile della malattia, ma solo un indicatore del fatto che l'oggetto potrebbe essere contaminato. Lo stesso vale però per lamiere, attrezzi da lavoro o fili spinati sporgenti. In altre parole, il filo spinato arrugginito è pericoloso solo in quanto può contaminarsi facilmente, ma per esempio i graffi con le spine delle rose o di altre piante che crescono per terra, e in generale con qualunque oggetto sporco, sono potenzialmente pericolosi. Certo. Questo per dirvi, non sottovalutiamo la malattia, anche perché, l'abbiamo detto, la tossina tetanica che il batterio produce è una delle sostanze più velenose al mondo. I dati diffusi dall'Istituto Superiore della Sanità parlano di una dose letale pari a circa 7 milionesimi di milligrammo, che è una quantità talmente piccola da essere praticamente impensabile. In più, essendo un batterio diffusissimo, è praticamente impossibile evitare di venire in contatto col Clostridium tetani nel corso della propria vita. E aggiungiamo anche che la malattia non conferisce immunità, perciò i pazienti che hanno contratto il tetano devono iniziare o continuare il ciclo vaccinale non appena le condizioni cliniche lo consentono. Quindi la ruggine non c'entra niente. È ok, però ecco, non andiamo a cercare rogne a tutti i costi e preveniamo, che è meglio che curare, e su questo non ci piove. Quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che la ruggine causa il tetano. Però comunque stiamo attenti. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione
One Podcast.